Bentornati a tutti da Yavamat9. Come potete vedere dall'inquadratura, oggi abbiamo un bellissimo tubetto Pringles classico. Però, come potete vedere, se alzo l'inquadratura c'è un po' di scotch. Cosa sarà servito? Non si sa. Praticamente è un tubetto. Ora, non c'entra nell'inquadratura. Possiamo spostarlo qua giù in fondo. Come potete vedere, questa striscia bianca qua giù. Ho messo delle luci a LED, guardate la bellezza. Ma ve le spengo, se no c'è troppa luminosità, da poca a tanta. Praticamente è un tubetto normale, anche sopra c'è il tappo normale, però non c'è le patatine dentro. Però troviamo un cavetto jack da 3,5 mm infilato qui dentro un buco, e di qua c'è un altro buchetto dove c'è un pulsante d'accensione. Dentro, infatti, ho messo, ora non si vede, leviamo il tappo. Come potete vedere in fondo, ora facendo le luci, in fondo abbiamo quella cassa della Furu filata in fondo, sigillata praticamente, che non si muova quando lo accendo, che non si sposti praticamente. Mettiamolo. E perciò prendiamo il cavo. Aspetta, qua passo un po' l'inquadratura. Prendiamo il cavetto, lo infiliamo nel cellulare. Ci riesco perché è attaccato alla in carica. Ecco, collegato, potete vedere un tubetto della Pringles collegato a un cellulare. Molto strano. Accendiamo quel pulsante qui. Ecco, acceso. E come si può vedere, ora c'è la luce, me la spengo. Qui c'è una lucina blu, ve la avvicino per vedere quando è acceso e spento. Accendiamo la luce e perciò ora acceso, mettiamo un anzone. Ora ve la avvicino ai microfono. Praticamente il suono è aumentato. Guarda, mi metto il microfono dentro. Ve l'assicuro, il suono è aumentato. Prima non si sentiva a malapena, ora è fortissimo. E quando bisogna abbassare il volume, basta solo metterci il coperchio. E se abbasserai il volume senza abbassarlo dal telefono, è una figata, ve l'assicuro. Ve l'assicuro, è una figata a bestia, perché è un una genialata fortissima. C'è un piccolo problema, che è quello del per spengilo, perché quando piglio il pulsante mi si gira la cassa dentro. C'è un piccolo problema. Prima ora funzionava, ora non mi funziona. Vaffanculo. No, ecco, si è spento. Questo è il video per il tubetto Pringles modificato. Lo potete fare anche voi, basta solo prendere un tubetto delle Pringles, ovviamente, mangiare tutte le patatine, ovviamente, fare un foro non molto grande con un cacciavite o con una punta di un trapano qui, per far passare il jack di una cassa. Deve essere piccola la cassa, della misura precisa per metterla dentro. Un altro foro per l'accensione, se no non si può accendere e spengere, se no rimane sempre acceso. E
dovete tagliare il tubo a metà perché con la mano non ci arrivate in fondo per far passare il jack dal buco. Perciò vi tocca tagliarlo a metà come ho fatto io, basta prendere un coltello e tagliarlo e poi metterci lo scotch. Praticamente rimane uguale. Poi all'interno la cassa dovete prenderla dopo averla messa, e io come quei pezzi bianchi vedete è carta praticamente, per tenerla ferma per non farla mobile muovere tanto e per insonorizzare ancora di più il suono. Con pochi euro potete farvi una cassa molto figa. Potete andare a girare il tubetto delle Pringles sentendo la musica. È una generata. Questo era il video da Yavo 99, grazie di vederci, da Yavo 99.